Preparatevi una bella pagnotta di pane, perché con questi moscardini in guazzetto ce ne sarà bisogno e la scarpetta è d'obbligo. Cominciamo dal soffritto. Cipolla, la trito molto finemente, in questo modo si scioglierà all'interno del sugo. Pentola bella ampia, bel giro d'olio e dentro la cipolla. Ora passo alla carota, la faccio prima a listarelle e poi a cubetti. E infine il sedano. Lo pelo per eliminare questa parte più esterna che è molto fibrosa. Per finire il soffritto aggiungo anche una punta di peperoncino. Andiamo sul fuoco. Non appena inizia a soffriggere aggiungo da subito un pizzico di sale. In questo modo uscirà l'acqua di vegetazione delle verdure e quindi il soffritto non brucerà. Dopo circa 5 minuti posso aggiungere un po' di concentrato di pomodoro ed è importante farlo ben tostare. Quando l'olio comincia ad avere questo bel colore rossastro, allora andiamo dentro con i moscardini. Questi sono già puliti e li ho ben sciacquati sotto l'acqua corrente. In questa fase fiamma bella vivace e li facciamo arricciare. A questo punto tolgo il peperoncino, ormai ha profumato il soffritto. Abbasso la fiamma e sfumo con il porto. Potete anche usare il vino rosso per una versione più classica, ma io amo il porto perché dà una nota di dolcezza che secondo me si sposa benissimo. Possiamo aggiungere quindi il pomodoro. Io ho scelto dei datterini in conserva proprio perché amo questa ricetta super sugosa, però potete anche usare del pomodoro fresco oppure della passata. Fuoco dolce, copro e lascio cuocere per circa 45 minuti, un'ora. Devono essere super teneri. In questo periodo di tempo dovremo magari aggiustare la quantità di acqua. L'importante è avere sempre almeno 2 dita di sugo che copra il moscardino. Guardate che bel sughetto e, come vi avevo promesso, chiama scarpetta. Questo è il boccone perfetto.